sì, il sangue smonto. Bene, hai raggiunto il luogo giusto. Yharnam è la sede dell'infusione del sangue. Tu devi solo svelare il suo mistero. Ma da dove può partire chi ignora tutto come te? Calma, quando avrai un po' di sangue di Yharnam. Prima però dovrai siglare un contratto. Allora, voglio farmi donna. Allora, ok, giovane. Non male. Non male. Buon pomeriggio a tutti, Buon pomeriggio. Perché? Vabbè. Sì. Ok. Oh, barba. Chi? Ah, non ero qua. Sì, le voglio fare come i capelli. Perfetto. Lo salvo nei preferiti. Ok.
Ah, origine. Ok, facciamo questo. Bene, Perché? tutto firmato e regolare. Ora diamo inizio alla trasfusione. Come Oh, state? Come deve state? Ditemi un po'. tenere. Qualunque cosa accada, forse ti sembrerà soltanto un incubo. Aspetta un attimo, scusate, ma... Scusatemi, un attimo, ma... Scusatemi, ma... oggi sarà così, che non riesco a fare una cosa. Credo che Perdonatemi, abbiamo poi... una cacciatrice. Eccoci qua. Oggi ho portato Bloodborne perché mi mancava parecchio Bloodborne, quindi l'ho portato. Veramente bello bello, spero che chi lo sa, chi conosce il gioco sa perfettamente che è un bellissimo gioco, vabbè. Questa morte non c'entra perché deve andare. Ora comincia il vero Bloodborne. Ovviamente le cutscene non le salto, perché voglio farvi vedere tutto di Bloodborne, ecco. Eccoci qua, il sogno del cacciatore. Allora, con cosa cominciamo? A questo punto comincerai con l'ascia. E la metto. Poi, qua. La pistola perché è quella che fa più danni.
Più o meno, che tanto alla fine la pistola servirà solo per una cosa e poi lo vedremo. Un automa abbandonato e andiamo. Arrivo, eh. Ah, scusatevi, sto facendo un attimo una cosa. Aspettate, che ora andiamo avanti con Bloodborne. Oh. Vabbè, tanto noi andiamo avanti. Allora, questa è la nostra arma. Ok? Come potete vedere, l'ascia. E la pistola. Per farla diventare a due mani, all'arma a due mani, dobbiamo premere L1. E voilà, come potete vedere, è allungabile. E noi andiamo. Ci andiamo così. Ah, questa è la cosa. Aspettate. Vieni. Voilà. Andiamo. Eccoci qua. Siamo. Comunque, Bloodborne è uno dei giochi, uno dei Souls che per il mio mi sono piaciuti tantissimo perché hanno un tema, ha un tema molto interessante. Al tema del sangue, appunto, dell'uomo.
e noi siamo un cacciatore che deve fermare una dobbiamo fermare qualcosa, ecco. Aspettate un attimo, lo so che è passazione, trasmissione avanzata. No. Scusatemi, ma è così. Voilà, chi è? Grazie mille per il follow. Souls fan 2345. Ben arrivato. Sei libero di scrivere quello che vuoi. Cioè, non proprio libero libero, però. Aspetta, non mi ricordo. C'è un oggetto luccicante. Ma grazie a te che mi segui. No, non è la prima volta, sarà la mia 20ª run, più o meno. Perché io amo questo gioco, lo adoro veramente. Ci hai mai giocato te? Dimmi un po'. Che urlo. Ma io ho giocato quasi tutti ai Source Like, mi manca solo Demon Soul. Quello Demon Soul non l'ho mai giocato. Però voglio. Mai ci giocherò perché purtroppo. Non so perché tu sia qui. Perché purtroppo c'ho l'Xbox. Tutto ciò che potrai ottenere in questo luogo ti porterà più male che bene. Ah beh, Dark Souls 3 è bello. Anche quello l'ho giocato. L'ho giocato un bel po'. Ho giocato anche a Elden Ring. Il DLC di Bloodborne. Purtroppo la mia prima le mie tantissime volte mi sono fermato a Lady Maria. Purtroppo mi sono fermato a Lady Maria perché non riuscivo a batterla. Purtroppo. Accucciate. Però mi piacerebbe Lady Maria, che è uno dei boss a parer mio meravigliosi del DLC. L'ho adorata. In tutti i Souls-like io però faccio il personaggio maschile, solo che questa volta avevo voglia di fare un personaggio un po' diverso. E allora ho fatto il personaggio femminile, eccola qua. Aspetta che ti leggo, Lady Maria l'ho fatto facile perché avevo una build tutta vitalità e forza, quindi con 20 colpi da butta.
Beh, sai che mi hai dato un consiglio, perché io adesso non si vede che classe ho, però diciamo che ho fatto arcano, la classe arcano. Ah, quelli Lorenz, ho provato a farlo. Il problema è che quel pezzo di merda è fuoco, quindi non è facile. Aspetta che ora ti leggo perché. Mentre l'altro l'ho solo visto. E dai, attaccami. Non l'ho fatto in tempo, va bene. Come sta tua mamma? Ne va. E poi l'orfano di Cosm. L'ho solo visto, bellissimo come l'hanno fatto, proprio visivamente, che cazzo, però ho visto anche che è bello, è un bel problema anche quello. Voilà. Sì, anche Dark Souls 3 ha i suoi difetti, però devo dirti che anche quello mi piace da morire. Però se devo dire la classifica dei Souls che ho giocato al primo posto ci va. Bloodborne, poi Dark Souls 1, il no, scusami, Bloodborne, Elden Ring, Dark Souls 1, il 3 e basta, perché il 2 non lo conto perché era veramente orribile. Orribile, io non. Lo sto giocando su Xbox, però. È orribile, è orribile, orribile. I migliori Souls like, i migliori sono Dark Souls 1 e il 3. Quanto riguarda a Dark Souls. Tu sei quella forestiera? Beh, mi spiace, non voglio avere nulla a che fare con te. Vattene, per favore! Lo so, infatti mi sbaglio sempre le tempistiche. Purtroppo. Schifosa forestiera. Chi vuoi che apra la porta nella notte della caccia? Ora vattene, E fai subito! bene, perché purtroppo il creatore di Dark Souls, che non mi ricordo come si chiama, perdonami. L'aveva lasciato a fare ai suoi collaboratori perché lui stava già progettando questo, stava già progettando Bloodborne. E quindi hanno fatto come cazzo volevano loro. Ahimè. Invece Bloodborne si vede che c'è la mano del creatore. E se non ricordo male, quando ha fatto Bloodborne, ha detto che ha preso spunto sui racconti di Lovecraft. E infatti per alcune cose si vede molto che
si vede molto che ha preso proprio anche spunto a qualcosa di Lovecraft. Quale boss ti sei bloccato su Dark Souls 3? Che magari... ah no, questo è tipo... esatto, Miyazaki, grazie. Non mi ricordavo come si chiamava, perdonami, ma... ricordandomi tutti i nomi dei creatori... fatemi prendere questo, mi serve. Arrivederci. Salutatemi. A bossia, eh. Fatemi le balle. Aia. Il portone, no? Non l'avevo considerato. Immagino, però occhio perché qua in live più o meno non si può. Però sì, quei due ma cioè poi in Dark Souls c'è un altro boss che più o meno è segreto. Che è stupendo. Si chiama il re senza nome. Ed è visivamente è stupendo come come boss in Dark Souls 3. No, no. Cagare in mano. Ok. Voilà. Allora. Lo so. Lo so, quella è la fregatura. Ma ora, ma non so, i server sono ancora aperti, perché se non ricordo male dovevano chiudere i server di Dark Souls. Sai? Perché avevano detto che lo chiudevano, essendo che ormai tutti stanno giocando a... come si chiama? Elden Ring. Non so quanta gente. Beh, appunto. Dai, muovi veloce. Io qua cercherò di fare tutti i boss da solo, perché a parte che non c'ho il plus, quindi non lo sto più facendo perché la tocco poco o nulla la play, quindi sembra strano che io faccia il plus. Però volendo... se ti fa piacere, appunto il Mobot ha messo il canale Discord. Se ti fa piacere, dove ci sono, dove ho messo il calendario delle live, quindi ti fa piacere, perché no? Per tenerti sempre aggiornato. Vai a cuccia.
Ah, quella è bellissima. L'armatura della mazza draghi è molto bella. Vai, vai. E c'è anche il mio canale YouTube dove ricarico tutte le live. E scenditi! Vabbè. Castrato. Vieni veloce. Devo fare in fretta, devo andare a una festa. Purtroppo è l'unico modo per non avere rotture di cazzo con Toba. No, boss no, però con sto nemico. Voilà. Che bello che questi mi danno fiale di sangue. E poi è bello che completamente doppiato in italiano. L'unico Souls-like effettivamente doppiato in italiano. Non me lo sarei mai aspettato. Sì, anche a me. Anche a me non hai idea. Ma non solo questi. Tutti i cani nel Souls-like fanno cagare. Fanno cagare e basta. Apriamo sto cancello. Così. Ora ritorniamo al sogno del cacciatore. Guarda, io oggi ho portato Bloodborne, ma in realtà io porto un po' di tutto. Questo non posso ancora usarlo. Io gioco un po' di tutto, quindi... Ah, io dissi... Vai, sai... Cioè, giusto oggi ho portato Bloodborne perché... guardando altre cose... mi ha fatto venire un po' la voglia di giocarci. Scusate se vedete questi alloni che escono, ma purtroppo è la play. Io non so che farci, quindi perdonatemi. Ah, sì, ti rubano giustamente la conoscenza del folle, anche quelli sì, sono una rottura di coglioni incredibile. Anche quelli sì, sono proprio dei rompicoglioni. No, ho sbagliato. No, Hollow Knight lo conosco, ci sto giocando, ma purtroppo mi sono bloccato, quindi magari sì, lo potrei portare, ma non so se farci una serie, magari qualcosina... Qualcosina sì. Ah, poi devo riportare perché mi manca. Devo. L'ho lasciato un po' troppo abbandonato. Devo portare. Riporterò poi di nuovo Uncharted. Ma il 2 perché dobbiamo. Lo devo ancora finire in live. Purtroppo mi sono fermato. Mi ero fermato.
Ma Uncharted 2 ritornerà tranquillamente. Sì, semmai lo porto invece da cominciare da capo, lo porto dove sono effettivamente arrivato. Così, tranquillamente mi puoi dare qualche consiglio. No, quello lo so, è che per il momento non. Non voglio portare, scusami, non voglio portare altre serie. Per ora ho fatto Bloodborne, poi non so se farci la serie. Devo finire appunto Uncharted 2 e sto portando come serie anche Hogwarts Legacy. Perché anche Hogwarts Legacy è meraviglioso, magari poi quando ho finito una di queste due serie lo porterò, lo porto tranquillamente. Non ho nessun problema. Però per il momento voglio aspettare, ecco, non voglio avere troppe serie accavallate tra di loro. Tutto qui. Senti. E arriviamo al primo boss. Quello che per le prime volte mi ha fatto bestemmiare. Aspetta che ora ti leggo, eh. Quando ho un momento ti leggo. Dove sono? Dico bestia, è uno dei boss. Anche questo come boss visivamente è stupendo. Solo visivamente. Per il resto non è vero. Ti ho fatto dei complimenti, Chirico Bestia. E mi tratti così. Ma vaffanculo. Di solito non riesco mai a. Stronzo! Fammi recuperare, benissimo, ho recuperato la vita che ho perso. Perché non ti stanni? Questo colpo. Ripeto, mi dispiace per questi effetti che si vedono, ma colpo della play. Dai, che avevo schivato. Ridammi il sangue che ho perso, la vita che ho perso. Ma guarda, il tuo braccio non lo voglio. Voleva abbracciarmi, guarda questo. Oh! E vaffanculo! Oh, mai riuscito a battere. Ah, a batterlo no, però arrivare a questa vita. Voglio arrivare
L'ho fatto purtroppo distante. Sì, ero leggermente. ...188 comunque di danno, In tutte le mie run io ho usato sempre l'ascia, perché è quella che effettivamente all'inizio fa più danni. Poi ovvio culo. Poi ovvio stavo dicendo, proprio poi più avanti troverò un'altra arma, una delle armi che ho preferito, ho amato di Bloodborne, che è una spada, però poi quando la metti a due mani è uno spadone. Oh, la prima botta mai fatto. È bellissimo Hogwarts Legacy. È stupendo. Io un gioco così, guarda, il gioco di Hogwarts Legacy io l'ho aspettato per tantissimo tempo. Te non hai idea di quante volte l'ho aspettato, cioè l'ho aspettato tantissimo. Questo cos'è? Ah ok, questa è la campana per per online. Veglierò su di te, nobile cacciatore, e io li incaccerai a rinfrancare. Molto bene, lasciami. Allora, farei vitalità, resistenza, forza, arcano e abilità. E perché no? Ancora vitalità. Sì, è quella che con una mano a una mano è una spada piccola, e poi quando la metti a due mani è lo spadone. Sì. Però quella che ho adorato di spada, devo essere sincero, è quella del del DLC, quando combatti effettivamente Lothric. Qua mi manca sempre un frammento, non posso fare niente. Questi poi li faremo. A questo punto ritorniamo a Yharnam centrale, perché sì. Infatti del DLC parlavo proprio di quella, la spada della luna, che tra l'altro in tutti i suoi source like tra l'altro in tutti i suoi source like Miyazaki mette sempre la spada della luna come riferimento. Non so per quale motivo. Sangue smunto, dici? Mai sentito. Tra l'altro sentite che bello, è tutto doppiato in italiano. Un cazzo di source like
completamente in italiano. È meraviglioso. Io amo questo gioco. Amo. Oltre la vallata a est di Yharnam si trova il quartiere della Chiesa della Cura, conosciuto come Cathedral Ward. Nel cuore di Cathedral Ward si trova la grande, antica cattedrale, il luogo dove scorga il sangue speciale della Chiesa della Cura. O così dicono. Non ha proprio una bella cera, signore. Un buon occhio di stranieri. Solitamente non ti lascerebbero neppure avvicinare, ma questa è una notte di caccia. Potrebbe essere la tua occasione. Sai che non mi ricordo come si fa a prendere in Dark Souls 3? In Blood, scusami, in Elden Ring, anche lì ha messo la spada della luna, ma per prenderla devi completare una quest. È bellissima però. Appunto, sì, in Bloodborne devi fare... No, perché in Bloodborne? Basta. In Elden Ring devi completare una quest e alla fine ti dà anche quella... ti dà lo spadone della luna, che anche quella, se non hai né forza né magia... Poi solo. Qual era più il boss da sconfiggere? Sai che non mi ricordo. Qual è il boss che devi battere per prendere lo spadone nella luna? Ho un vuoto di memoria che non hai idea. Perdonami, Tanto il Mubot ricorda. Ah, ok, sì. È vero. Allora, mi perdonerai un attimo, ma vado a prendermi l'acqua perché se no io fino alla fine della live non riesco. Arrivo.
Rieccomi qua. Rieccomi. Dai, facciamo ancora qualcosina. Giusto per battere il secondo boss. Almeno due boss li voglio fare oggi. Che cazzo? Anche se non so se riuscirò, Affanculo. Cane di merda. Questa ci parliamo poi dopo. Sei una caccetta. Beh, dunque. Non ti parlo ora perché sennò mi brucio tutto. Arrivo. Voilà. Vai, vai, tranquillo. Grazie mille per essere passato. Grazie anche a te. Ciao. Ce n'è una. Prego, eccoti qua. Oh, sei una cacciatrice, vero? Vieni da fuori. Sei rimasta invischiata in una brutta storia. Proprio stanotte, fra tutte le notti. Ecco, per dare il benvenuto alla nuova cacciatrice. Cos'è? Marco del cacciatore. Buono. Non ci sono più esseri umani. Sono solo belve affamate. Ora. Sei ancora qui? Che succede? Devo poi riparlarci dopo. L'emoticon più bello, no? Dov'è? No, più bello no, però. Una delle emoticon che ho usato. Se non sbaglio è così. Boh, c'era un modo per farle, ma non mi ricordo. No. Beh, io queste cose le faccio cadere, ma poi le andrò a prendere offline. C'era un modo per scendere senza... No, ovviamente. Quindi... Si fa... Che cazzo. Vabbè. La mia solita fortuna. Voilà. Chi è? La cuccia. Ok. Ma tra un po'... Tra un po' vado a salire di nuovo di livello, ma... Quindi... Di qua. Perfetto. Non cadere. Ok. Ok. Devo prendermi per un abito.
offline. Se mi ricordo. Ok. È di qua la... No. Ah, c'è un oggetto lì. Cos'è? Rugiada. Poi vado a salire di livello. Vediamo se... La prima botta. Che l'avrà prendita? Non lo faccio mai. Salgo un attimo qua perché devo aprire una shortcut. Che questo è importante vedere. Devo parlare poi anche con un personaggio che mi dà un oggetto molto importante. Le conoscenze del folle sono i punti che ti servono per evocare la gente se sei online, se no non ti servono a un bel niente. Apriamo qui. Tra l'altro guardate che bello che rimane il sangue sui vestiti. È proprio... Senti, non conosco la tua voce, ma riconosco l'odore. Sei una cacciatrice. Solo dall'odore. Potresti andare in cerca di mia madre. Papà non è mai tornato dalla caccia e lei è andata a cercarlo. Non ho più sue notizie da allora. Sono sola e spaventata. Davvero? Oh, accettiamo. Mamma indossa una spilla di pietre preziose rossa. È davvero grande e bella. Non potrai non notarla. Oh, accettiamo questa quest perché... È importante. Piccolo Carion. Le canzoni preferite di papà. Quando lui si scorda di noi, gliela facciamo ascoltare affinché si ricordi. Mamma è stata davvero sciocca a uscire senza. Scusami. E lo mettiamo nell'inventario veloce. Però prima voglio leggere la descrizione. Un piccolo Carion ricevuto da una giovane di Yharnam. La musica che suona le ricorda il padre e la madre. All'interno del coperchio c'è un foglietto di carta, forse un vecchio messaggio. Si distinguono a malapena due nomi, Viola e Gascogne. Ricordate bene il secondo nome che vi ho detto, Gascogne. E poi vedrete perché vi ho detto di ricordarlo. Voilà. C'è un oggetto. Facciamo così. Buoni oggetti comunque, per gli esseri di Mercurio. Non attaccherò. No, direi di sì, perché tra un po'... Per
perché devo fare. Ok. Perché ora bisogna fare qua. Pork. Ma dai, non mi sciottare. Bravo. Fiale di sangue. Ora andiamo dove era il maiale per prendere altri oggetti. Rugiada di sangue e stemma da cacciatore con sega. E leggiamolo. Dov'è oggetti chiavi? Ah, dobbiamo leggere anche lo stemma da cacciatore con spada. Stemma creato dell'officina molto tempo fa. Attesta l'abilità nel ruolo di cacciatore di belve. L'officina non c'è più e nessuno ricorda più questo inutile stemma, con l'eccezione dei messaggeri nella vasca, che ne comprendono il profondo significato. Così scusate, certe cose possono essere affidate soltanto a un cacciatore in possesso di questo stemma, o almeno così essi credono. Ho sbagliato. Stemma da cacciatore con spada, uno degli strumenti creati dalla Chiesa della Cura. La spada d'argento è un simbolo dei cacciatori della Chiesa. Ludwig è stato il primo dei molti cacciatori della Chiesa della Cura, molti dei quali erano chierici che spesso si sono trasformati in orribile belve. Wow. E dopo andiamo alle zone dei cacciatori, perché bisogna farlo. Andiamo. Ok. Fiale. Giusto, che qua l'avevo uccisi. Torniamo al sogno. Perché se non ricordo male vendono delle armi. Esatto.
Aspettate, vieni. Sì, direi di prendere questa. Intanto poi, quando avremo l'arma definitiva. Grazie mille, Fidellina. Come stai? Tra l'altro è la tua prima volta che scrivi qua. Benvenuto, benvenuta. Ma dal nick direi proprio benvenuta. Ok, possiamo? Non credo, perché... Ah sì, vedi, bene. Cos'è? Vendeva anche le pietre? Vero? No, ancora no. Ok. Allora, la maiala. Ma lo stemma che è vicino cos'è, scusa? Cos'è, campionato? Go Brasil 2022, cos'è? Che stemma è che non lo riconosco? Cos'è lo stemma di League of Legends? Dei campionati? Fammi sapere. Aspettate. Adesso sono curioso, perché lo stemma è bellissimo, quello vicino al tuo nome, però non lo riconosco. Purtroppo non riconosco lo stemma. Devo essere sincero. Allora, qua corriamo direttamente, non ho voglia di affrontarli. Scusate, mi ho colpito io. Il microfono con la montatura degli occhiali. Non volevo. Dai. Sono cado. Non volevo.
più stamina. Voilà. Scusi. Ma non l'hai presa anche te la palla? Ok. Che palle. Proiettili di mercurio. Buono. Dai, dai, veloce, veloce. Tanto mi dai sempre le fiale anche se non c'è fatto con il parry. Voilà! Ma che cazzo? Bene. Pietra del sangue, ok. Stemma, cioè cosa del calciatore. Ok. Via. Secondo boss per oggi. Questo è uno proprio bello come boss, sia visivamente che esteticamente. Bestie dappertutto. Presto o tardi anche tu diventerai come loro. Che cazzo. Non so se riuscirò. Sì. Via. Eccolo qua. Padre Gascogno. Il boss. Cioè, il nome che effettivamente è scritto nel Carrion, uno dei due nomi. Questa è diciamo la sua seconda fase. Nella seconda fase appunto si trasforma in bestia. Ah, però con questa fase usare i Carrion è inutile perché non ti dà tempo. Né tempo di attaccare, né tempo di usare. Purtroppo. Che ora è? Ok. Va bene, signori. È fatta, basta. Anche oggi è terminata.
Grazie mille a tutti per essere passati. Noi ci rivediamo a questo punto martedì, perché venerdì non posso. Passate una buona, un buon pomeriggio. Ciao belle.